remoto dell'ufficio stampa di Top Doctor. Oggi siamo in compagnia del dottor Claudio Siani, specialista in senologia. Oggi parleremo delle nuove tecnologie chirurgiche del cancro alla mammella. Dottore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. In particolare, possiamo iniziare spiegando che cos'è il cancro al seno? Salve, buongiorno, io sono il dottor Siani, sono lieto di poter partecipare a questa intervista. Diciamo, il cancro al seno è una delle patologie più importanti per quanto riguarda l'emisfero femminile, uno dei tumori più frequenti e ha un'incidenza abbastanza alta. Si è abbassata anche l'età di incidenza, colpendo sempre più spesso le donne, ma per fortuna, grazie alle nuove tecnologie, grazie ai nuovi risultati, grazie alla ricerca e alle terapie sempre più efficaci, è aumentata anche moltissimo la sopravvivenza nel lungo periodo. Dottore, quali sono le cause del cancro al seno e ci sono dei fattori di rischio? Sono molteplici, ci sono delle non modificabili, che sono un po' la familiarità, quindi quello che fa parte del corredo genetico di noi, che può essere sia due aspetti: uno quello familiare, cioè ci sono delle predisposizioni familiari a determinate patologie, quindi soprattutto a patologia al cancro della mammella, quella che è prettamente una correlazione genetica. Sappiamo, adesso abbiamo dei dati importantissimi, sono una correlazione strettissima tra delle mutazioni di due geni che si chiamano BRCA1 e BRCA2 e sono strettamente correlati con il cancro della mammella. Altre che sono modificabili, cioè che sono sempre lo stile di vita diciamo, alcune. Come per esempio la razza, lo stile di vita, l'assunzione di carne, insomma, quello che è legato un po' ad altri fattori più di rischio in generale per altri tipi di tumore. Noi sappiamo, quindi in questo momento si sono aggiunti, come dicevo, anche delle cose genetiche più chiare, dei fattori di rischio più chiari in quelli che poi erano quelli classici, diciamo, di un tempo e sono sempre rimasti modificati. C'è una gravidanza tardiva, una menopausa precoce, un menarca precoce, insomma, tutti questi fattori che sono da sempre legati al cancro della mammella. Altri fattori di rischio sono la tipologia di ghiandola mammaria, ci sono alcune tipologie di ghiandole che sono più predisposte a trasformarsi, e altre meno, dipende un po' anche dalla sua densità. Noi dobbiamo agire prima di tutto sulle quelle modificabili, quindi correggere lo stile di vita, la sindrome metabolica, che è un altro fattore importante per il cancro della mammella. La sindrome metabolica è lei che sono legata al diabete, all'ipertensione e alcuni fattori di rischio, come per esempio l'obesità, che può aumentare, diciamo, l'incidenza del tumore mammario. La maggior parte dei tumori mammari sono. Agiscono attraverso meccanismi ormonali. Sappiamo che l'obesità porta all'aumento della produzione degli estrogeni che possono essere un fattore di rischio importante per il tumore della mammella. Dottore, quali sono i metodi diagnostici e quelli preventivi? I metodi diagnostici sono, ormai sono, ce ne sono moltissimi. Il più importante, il classico strumento di prevenzione è la mammografia. Quindi il mammografico deve ancora essere ancora la diagnosi più importante per la diagnosi precoce del tumore, al quale viene aggiunta comunque l'ecografia, che sono considerate indagini di primo livello e una visita tecnologica, che sono diciamo, la base per quanto riguarda la prevenzione. Poi, a seconda dei casi, possono essere degli esami più importanti, esami di secondo livello, possono essere la risonanza magnetica, che è un esame importante, ma legato a alcune caratteristiche. Molto importanti
che porta invece di mutazioni, o se ci sono di, diciamo, di sospetti con la dare da confermare. Dottore, in cosa consiste il trattamento e quali sono le novità riguardo ai trattamenti del cancro al seno? Allora, il trattamento per il cancro al seno, la novità importante è che è stata confermata che la cura del tumore della mammella non è più unifattoriale, cioè non è più dipendente esclusivamente da un professionista, ma c'è un ruolo importante nel team disciplinare. Ci sono ovviamente dei trattamenti innovativi che sono quelli oncologici, nuovi trattamenti con anticorpi monoclonali o con farmaci innovativi che devono essere integrate, devono andare a integrazione con quella che può essere anche l'aspetto chirurgico o anche altri fattori che possono essere come radioterapista. Ci sono ormai una collaborazione ad ampio giro con il chirurgo, l'oncologo e chirurgo plastico, radioterapista. Ormai la cura del cancro della mammella non è più unifattoriale, cioè non possiamo dire che l'intervento chirurgico è sempre indicato, non possiamo dire che l'intervento chirurgico è sempre la prima risposta a un tumore della mammella, ma è uno dei fattori importanti, è un tassello del puzzle. Deve essere fatta ormai nel momento giusto e può anche seguire, ormai l'incidenza, l'età è diminuita, abbiamo sempre più ragazzi giovani, abbiamo sempre più patologie, la diagnosi precoce nei ragazzi giovani è sempre un po' più difficile, per cui possiamo avere anche dei tumori un po' più grandi o dei tumori che hanno delle particolari caratteristiche biologiche che necessitano un trattamento cosiddetto neoadiuvante, cioè una cura prima dell'intervento. L'intervento chirurgico in questo momento è sempre una fase importante, abbiamo ovviamente interventi conservativi, quindi c'è la fase ormai da tanti anni si tratta di interventi conservativi, c'è cioè un'asportazione del tumore con un po' di tessuto, da un tessuto attorno e l'infono di sentinella o quello che sia, insomma in base al caso, ma ormai anche gli interventi demolitivi con la collaborazione con i gruppi plastici, con la possibilità di conservare il tessuto cutaneo, quindi il tessuto cute e compresso l'orocapezzolo, ormai anche l'intervento demolitivo non è più così invalidante, perché c'è la possibilità di eseguire delle ricostruzioni con del materiale protesico che ormai è estremamente avanzato, insomma, quindi permette di cose sempre maggiori, è sempre più morbido, con anche là la tecnologia e le aziende ci sono vicine per creare del materiale sempre migliore che possa creare meno problemi, oppure con i tessuti autologhi. Quindi sono anche lì dei trattamenti integrati da scegliere caso per caso. La cosa importante è non farsi spaventare, quindi non deve spaventare una possibilità, una sintomatologia, un nodulo mammario deve essere affrontato in maniera giusta, quindi non deve esserci una corsa alla terapia, ma ci deve essere una diagnosi importante. La diagnosi deve essere fatta assolutamente attraverso una biopsia con dei parametri biologici, perché non parliamo di un'unica malattia, ma di una famiglia di malattie diverse tra di loro, con degli atteggiamenti diversi tra di loro e con delle cure. Perfetto, allora dottor Siani la ringrazio moltissimo per il suo intervento e ricordiamo ai nostri utenti che si può richiedere una visita in presenza con il dottor Siani oppure attraverso il servizio di telemedicina attraverso il suo profilo disponibile sulla nostra piattaforma Top Doctors. Grazie dottore. Grazie mille, grazie a lei, gentilissima, arrivederci.